Buongiorno. Perfetto. Buongiorno, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar Twinning. Oggi siamo contenti di avere con noi le nostre colleghe dell'Agenzia Erasmus, dell'Unità Euridice, Simona Baggiani e Alessandra Mochi, che ci appunto illustreranno un po' come stanno andando i vari paesi rispetto al traguardo 2020 che la Commissione europea si era data, rispetto a tutta una serie di benchmark molto interessanti, con anche un approfondimento su alcuni sistemi educativi di alcuni paesi. Quindi non voglio rubare altro tempo e passo subito la parola a Simona. E la Sì, palla. allora, grazie Alessandra, grazie a tutte e a tutti di essere qui presenti. Appunto, io sono Simona Baggiani, lavoro all'Unità Italiana di Euridice, che opera e ha sede presso l'agenzia Erasmus più Indire di Scusami Firenze. Simona se ti interrompo subito, ma Alessandra ti consiglio di spegnere il microfono perché, ecco, vai, perfetto, grazie. Pensavo di aver fatto già qualcosa di sbagliato, ho detto oddio. Quindi ecco, di cosa parleremo oggi? Il nostro intervento si dividerà fondamentalmente in due parti che vedete qui intitolate. La parte di cui mi occuperò io, più dedicata ai sistemi educativi europei, al traguardo del 2020, cercherò quindi di fare il punto sui dati europei rispetto ai benchmark, ai parametri di riferimento fissati appunto dall'Europa per il settore istruzione e formazione, confrontandoli poi con i dati italiani, e una seconda parte di cui si occuperà la mia collega Alessandra, in cui si cercherà di fare un'analisi su alcuni paesi, sempre rispetto all'organizzazione strutturale e anche ai benchmark, ai target europei per il 2020. Quindi la fonte principale di questo nostro webinar è l'ultimo numero della collana editoriale della nostra unità, i quaderni di Euridice Italia. Come vedete si intitola esattamente, e non è un caso, come il webinar di stasera, i sistemi scolastici europei al traguardo del 2020, ed è suddiviso, qui vedete, vi ho copiato l'indice qui a fianco della copertina, è suddiviso in un'introduzione che è la parte di cui vi parlerò io, in cui c'è una panoramica di contesto delle politiche educative e i dati europei e italiani, e una seconda parte in cui invece vengono analizzati più da vicino i singoli sistemi scolastici europei. Quindi questo è il quaderno, è già uscito, è già disponibile, è già sul nostro sito, troverete alla fine il link per recuperarlo, scaricarlo se volete. C'è anche la versione, è già disponibile anche la versione cartacea, e appena ci daranno il via per riprendere le spedizioni lo potremo anche distribuire nella versione cartacea. Prima di arrivare a parlare del focus più del nostro webinar, voglio dirvi due parole su Euridice. Mi sembra giusto, probabilmente molti di voi la conoscete già. La rete Euridice è un organismo della Commissione europea che nasce nel 1980. È una rete che fornisce informazioni sui sistemi educativi europei e sulle politiche, le strategie europee nel settore education and training, istruzione e formazione. È composta, come vedete, da 42 unità nazionali che hanno sede in 38 paesi europei, che sono tutti paesi del programma Erasmus+. Le unità sono un po' di più rispetto ai paesi, perché ci sono alcuni paesi che hanno più unità, il Belgio che ha 3 comunità, la Germania che ha il Bund, i Länder, e poi chiaramente il Regno Unito che ha 4 paesi, l'Inghilterra, il Galles, 4 unità, quindi poi l'Inghilterra, il Galles, l'Irlanda del Nord e la Scozia. Euridice fa parte dal
faceva già parte di Socrates dal 1995, poi il programma per l'apprendimento permanente, il cosiddetto LLP, Lifelong Learning Program, dal 2014 fa parte di Erasmus+, ed è collocata in particolare nell'azione chiave 3, quella di, denominata sostegno alle riforme politiche. La rete Euridice come può essere di supporto al mondo della scuola, quali servizi e prodotti offre? Innanzitutto sviluppa e aggiorna le iscrizioni nazionali dei sistemi educativi europei, iscrizioni disponibili online sul sito della rete Euridice, anche questo troverete il link per poter accedervi, sono descrizioni disponibili online, lo dicevo, e in inglese e nella lingua del paese in questione, e sono aggiornate regolarmente, quindi troverete molte informazioni a vostra disposizione su questa sezione del sito della rete. In più pubblica studi comparativi su argomenti presenti nell'agenda della cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione. Qui vedete, ho incollato le copertine di due studi tra i più recenti della rete Euridice, uno dedicato alla digital education nelle scuole europee e l'altro dedicato ai servizi, all'educazione e cura della prima infanzia, quindi alla fascia 0-6, sono due degli ultimi, tanto per darvi un esempio. L'unità italiana, oltre a ovviamente a partecipare al piano di lavoro della rete, quindi a sviluppare e aggiornare le informazioni sul sistema educativo italiano che poi vanno a confluire nella banca dati delle descrizioni nazionali dei sistemi educativi, National Education Systems, collabora agli studi comparativi della rete fornendo le informazioni sull'Italia e verificandole poi, pubblica, come ho appena detto, anche una propria collana editoriale, i quaderni di Euridice Italia. Qui alcuni esempi degli ultimi numeri dei nostri quaderni. Ma ora veniamo al focus del nostro intervento, cioè andiamo a vedere quali sono i dati europei relativamente ai benchmark dati per il settore dall'Europa per il settore istruzione e formazione e confrontiamoli con quelli italiani. Per fare questo non possiamo non partire dal documento di riferimento per eccellenza, cioè il quadro strategico per la cooperazione europea nell'istruzione e formazione, il cosiddetto ESTI 2020, che proprio in questo mese compie 11 anni, infatti fu adottato dal Consiglio dei Ministri dell'Istruzione nel maggio del 2009, è appunto un documento, dicevo, che è, forse meglio dire è stato, perché ormai siamo a metà di questo ultimo anno, 2020, è stato, dicevo, il principale documento politico di riferimento appunto per la cooperazione europea nell'istruzione e formazione. Il quadro strategico ESTI 2020, come vedete, stabilisce quattro obiettivi, ampi obiettivi, appunto obiettivi strategici a lungo termine. Obiettivi che dovevano servire per guidare la cooperazione europea fino ad oggi e sono, non voglio leggerli perché poi avrete le slide e li potete leggere appunto da soli, ma ho sottolineato le parole chiave, come vedete: apprendimento permanente, mobilità, qualità, efficacia, equità, coesione sociale, cittadinanza, creatività, innovazione, imprenditorialità, tutte parole che poi sono ricorse in questi anni in tutte le iniziative, in tutti i documenti della Commissione europea nel settore istruzione e formazione. Per monitorare i progressi dei sistemi
educativi degli Stati membri verso il raggiungimento di questi obiettivi strategici e per contribuire all'elaborazione di politiche fondate su elementi più concreti, sono stati poi definiti dei parametri di riferimento. Del rendimento medio europeo, cosiddetti benchmark o target per il 2020. E sono questi sei che vedete elencati qui. I primi due sono evidenziati perché sono i cosiddetti headline target, cioè sono i due obiettivi principali che fanno parte anche della strategia soprastante ADT 2020, quindi la strategia specifica per il settore istruzione e formazione. Sono parte, dicevo, della strategia Europa 2020, quella più ampia che comprende quindi anche altri settori, il clima, l'energia, la ricerca e lo sviluppo, la riduzione della povertà. Quindi sono quelli più importanti, che l'Europa giudica più importanti. Ovviamente il settore istruzione e formazione ha anche gli altri che vedete, e sono fondamentalmente, poi li vedremo ad uno, sia per il dato medio europeo che per quello italiano, quindi avremo modo di ripeterli, e sono, quindi vado più veloce, sono dedicati alla riduzione dell'abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione. L'acronimo ELET l'ho messo qui perché spesso ricorre nei documenti europei ed è l'acronimo inglese che sta per Early Leaving from Education and Training, quindi abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione. L'altro target principale è l'aumento del tasso di diplomati dell'istruzione terziaria, poi si parlerà di partecipazione all'educazione e cura della prima infanzia, di competenze di base, quindi migliorare le competenze di base degli alunni quindicenni, partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente e di occupazione dei neodiplomati. Poi andremo meglio a vedere anche che cosa significa neodiplomati e quali sono le percentuali più precise. E quindi partiamo subito dal primo target o benchmark o parametro di riferimento, come volete chiamarlo, quello appunto dell'abbandono precoce. L'UE chiede nello specifico agli Stati membri che la percentuale di popolazione compresa tra i 18 e i 24 anni che ha al massimo un livello di istruzione pari alla scuola secondaria inferiore sia al di sotto del 10%. Questo è quello che l'Europa chiede agli Stati membri. Nel 2019, come vedete, l'Europa partiva da un abbandono, il dato medio europeo partiva da un abbandono del 14,2%. Quasi 10 anni dopo, e il tasso di abbandono scolastico si è ridotto abbastanza, direi, ed è arrivato al 10,6%, quindi non è arrivato a quello che chiedeva l'Europa, ma insomma diciamo che ci siamo avvicinati abbastanza. Sulla destra di questa infografica vedete il dato disaggregato per uomini e donne, e le donne hanno un tasso di abbandono più basso rispetto a quello degli uomini, e la differenza anche piuttosto significativa del tasso di abbandono dei nati all'estero, che è del 20,2% rispetto a quella invece dei nativi, che è del 9,5%. Questo, ripeto, è il dato medio europeo. Ma andiamo a vedere quello italiano. L'Italia, il dato medio italiano è del 14,5% di abbandono della popolazione tra i 18 e i 24 anni di percorsi di istruzione e formazione. Quindi è un dato ancora piuttosto alto, nonostante l'Italia partisse da un dato ben peggiore. Se non ricordo male, nel 2009 l'Italia partiva con un dato vicino ai 20% o giù di lì, insomma. Quindi comunque i progressi per il nostro paese sono stati fatti, anche se resta comunque un dato piuttosto alto. Il dato forse più preoccupante
è quello relativo alla differenza piuttosto significativa dell'abbandono dei nati all'estero. Come vedete, l'abbandono scolastico degli studenti nati all'estero nel 2018 è del 35,2% rispetto a un 12% dei nativi. Quindi questo, diciamo, è un dato piuttosto importante. Il 35% è un tasso di abbandono piuttosto alto, soprattutto se riferito a quello dell'anno precedente, che era del 30%. Nel 2017 il tasso di abbandono dei nati all'estero era del 30%, quindi insomma, in un anno c'è stato veramente 5 punti percentuali di aumento. È un bel salto in negativo, purtroppo, soprattutto anche se paragonato al tasso della media UE che abbiamo appena visto del 20%. Questo chiaramente è dovuto anche alla crescita degli studenti nati all'estero iscritti al sistema scolastico italiano, che bilancia il calo degli studenti nati in Italia. Questa infografica, questo grafico dà l'idea dà una panoramica di tutti i paesi europei rispetto a questo benchmark. Per leggerlo, vedete, qui io ho segnato il dato medio europeo con la freccia azzurra, l'Italia è la freccia rossa. Vedete, i paesi che stanno a sinistra sono quelli che si comportano meglio rispetto a questo target, e sono addirittura ce ne sono un po' che sono al di sotto del 5%, quindi un tasso veramente minimo. Sono la Croazia, la Slovenia, la Lituania, e altri che invece sono decisamente a un tasso piuttosto alto. Il tasso più alto di tutti di abbandono scolastico, come vedete, ce l'ha la Spagna. È interessante notare in questo grafico anche questo pallino giallo che sta a significare il dato del 2009. Quindi più ampia è la distanza dell'istogramma del paese dal pallino, e più progressi questo paese ha fatto nella riduzione. Come vedete, la Spagna ha un tasso alto di abbandono scolastico, ma rispetto al dato del 2009, che era addirittura sopra il 30%, ha sicuramente fatto dei bei progressi per ridurlo, questo tasso di abbandono. Lo stesso si può dire per il Portogallo, ancora di più. Vedete quanto è distante il Portogallo dal primo dato rilevato del 2009. Vado avanti. Prima di passare al prossimo benchmark, volevo soffermarmi, purtroppo brevemente perché non abbiamo tanto tempo e abbiamo tante cose da dire, su questo dato che mi è parso particolarmente interessante, dove questo dato mette insieme il dato del tasso di abbandono degli ELET, cioè di coloro che hanno abbandonato precocemente i percorsi di istruzione e formazione, insieme al dato dei NEET. Scusatemi per tutte queste sigle, ma cercherò di essere il più chiara possibile. I NEET sono invece coloro che, significa, sta per Not in Education, Employment and Training, cioè coloro che non sono impiegati, occupati in percorsi di istruzione e formazione, e nemmeno stanno lavorando o stanno cercando un lavoro. Quindi sono proprio fuori dal sistema di istruzione e di occupazione. E chiaramente è un dato, quello dei NEET, legato agli abbandoni precoci. Questo è un grafico che mi interessava farvi vedere, proprio perché ci sarebbe tanto da dire e da riflettere su questo. Purtroppo l'Italia, come vedete, i paesi sono ordinati, qui li vedete ordinati dalla sinistra verso la destra, sono ordinati in ordine decrescente rispetto al colore
giallo chiaro o rosa, non so come si veda, cioè il tasso di abbandoni più net. E l'Italia, vedete, è al primo posto in negativo, cioè ha il tasso più alto di abbandoni più net. La parte gialla, giallo ocra, giallo scuro è il tasso dei soli abbandoni, la parte delle colonne, degli istogrammi invece in color glicine violetto è solo net. Ecco, questo per far vedere dove si colloca il nostro paese, quindi questo sarebbe un dato da porre all'attenzione, un'attenzione particolare ai nostri decisori politici, direi, sul quale ci sarebbe tanto da riflettere e da dire, ma purtroppo non abbiamo tempo e quindi vado avanti e vado a vedere il prossimo parametro di riferimento, cioè quello relativo al tasso di laureati dell'istruzione terziaria, del livello post-secondario, quindi superiore in UE. L'Europa chiede agli Stati membri di che almeno un 40% della popolazione tra i 30 e i 34 anni abbia un diploma di istruzione superiore, laurea nel nostro caso. L'Europa per questo benchmark ha fatto piuttosto bene, ci è arrivata, vedete, al 2018 a un 40,7% di laureati, di diplomati dell'istruzione terziaria. Anche qui il dato è scisso in uomini e donne, le donne anche in questo fanno meglio degli uomini. Il dato sugli nati all'estero e i nativi è piuttosto simile in Europa. Qui ci pongo l'attenzione perché, come vedete, in Italia invece questo è molto diverso. E passiamo quindi all'Italia, al dato italiano. Allora, innanzitutto vediamo come è tristemente basso il dato dei laureati in Italia, del 27,8%, quindi un dato decisamente inferiore rispetto al dato medio europeo del 40,7%, decisamente inferiore. Anche le donne in Italia fanno molto meglio degli uomini, ma soprattutto, come vi anticipavo, la differenza con il dato europeo si vede qui sui nati all'estero. I nati all'estero hanno un tasso molto molto più basso, meno della metà, dei nati in Italia, quindi del 14,3% rispetto al 31,4%. Quindi questo è un dato, anche questo, da mettere in evidenza, e anche per questo benchmark ho voluto far vedere un po' la situazione generale in Europa con questo grafico comparativo, in cui si vede che l'Italia appunto è segnata là dalla freccia rossa, peggio dell'Italia fa solo la Romania, la freccia azzurra è sempre riferimento alla media europea. E poi vediamo tutti gli altri paesi a destra che ormai hanno raggiunto il target del 40% di laureati. Quelli che fanno meglio chiaramente sono questi ultimi qua sull'estrema destra, che sono sempre la Lituania, il Lussemburgo, l'Irlanda, l'Olanda, insomma ce ne sono diversi. Questo è un dato piuttosto sconfortante per l'Italia, perché l'Italia c'ha questo dato? Vabbè, si possono provare a dare delle spiegazioni che magari sono banali, ma sono quelle che io mi sono data e che insomma che voglio condividere con voi oggi. Innanzitutto gli elevati tassi di abbandono scolastico che abbiamo visto prima chiaramente incidono anche su questo dato. Sicuramente anche una durata degli studi piuttosto lunga in Italia rispetto ad altri paesi degli studi universitari contribuisce anche a un dato basso dei laureati nel nostro paese. Un'altra cosa che contribuisce a questo dato è anche il costo relativamente alto
degli studi universitari e una mancanza di politiche di sostegno finanziario agli studenti. Insomma, io penso che queste siano le cause principali che fanno sì che questo dato sia così basso rispetto al dato europeo. E passo al target successivo, quello relativo alla partecipazione all'educazione e cura della prima infanzia in Europa, spesso accorciata con l'acronimo ECHEC, che sta, come vedete, per Early Childhood Education and Care. Su questo parametro l'Europa già dal 2017 ha raggiunto l'obiettivo e anche l'Italia. Quindi diciamo che ora l'Europa dovrà lavorare più che su un dato quantitativo, su un dato qualitativo, cioè dovrà stare più attenta a porre l'attenzione alla qualità di questo segmento educativo e soprattutto dovrà porre l'attenzione alla disparità di accesso. È stato notato che nonostante questo dato sia confortante, assolutamente confortante, ci sono ancora molte disparità, cioè i bambini che provengono da situazioni a rischio di esclusione sociale, da famiglie svantaggiate, hanno molte meno possibilità di partecipare a questo segmento di istruzione e di cura, e c'è addirittura, se non ricordo male, ben 11 punti percentuali di differenza, quindi è su queste disparità che dovrà lavorare l'Europa e i singoli stati membri nel migliorare appunto l'accesso a questo gruppo particolarmente a rischio di bambini. Quindi passo al successivo target relativo alle competenze di base. L'Europa chiede agli Stati membri di ridurre gli scarsi risultati nelle competenze di base dei quindicenni al di sotto del 15%, cioè chiede che gli studenti con scarse competenze di base, gli studenti quindicenni con scarse competenze di base, siano sotto il 15%. Competenze di base si intende sempre lettura, matematica e scienze. I dati, come vedete qui, sono fermi al 2015, perché questi dati provengono dall'indagine internazionale OCSE PISA, che si ferma per il momento al 2015, a breve sarà disponibile anche i dati dell'OCSE PISA 2018 e probabilmente la prossima rilevazione, che sarà pubblicata immagino settembre-ottobre prossimo, ci sarà già il dato aggiornato. Per ora noi abbiamo questo, che è un dato non molto buono per l'Europa, perché di fatto, come vedete, per la lettura ci sono ancora 19,7% di quindicenni che hanno scarse competenze, per la matematica ancora di più, 22,2% di quindicenni con scarse competenze, per la scienza il 20%. L'Italia per questo dato si allinea abbastanza all'Europa, fa un pochino peggio, ma insomma tutto sommato siamo lì, e vedete qui quali sono le percentuali di quindicenni con scarse competenze in questi tre, in queste tre discipline, lettura, scienza e matematica. Quello che è interessante per questo target è andare a vedere la percentuale di studenti con scarsi risultati nelle tre competenze di base combinate, cioè quegli studenti che vanno male in tutte e tre le competenze di base, cioè che hanno risultati scarsi in tutte e tre le competenze di base, lettura, matematica e scienza. Chiaramente qui la percentuale è più bassa di quelle che abbiamo visto slide precedenti, perché diciamo la media europea è circa il 12,3%, e come vedete l'Italia è segnata con la freccia verde anche nelle tre competenze, nelle combinate, si allinea più o meno all'Europa. Qui potete vedere
i paesi che fanno meglio, che sono quelli a sinistra di questo grafico, e i paesi che fanno peggio, che sono quelli a destra. I paesi che fanno meglio, come sempre, ormai è diventata una litania sentirlo, sono l'Estonia, la Finlandia, la Danimarca, quelli che hanno studenti quindicenni con maggiori con più scarse competenze di base sono invece Bulgaria, Cipro, Romania. Vado avanti e siamo arrivati al benchmark relativo alla partecipazione degli adulti. Adulti si intende popolazione che nella fascia di età 25-64 anni all'apprendimento permanente. Su questo target l'Europa, diciamo, ha fatto pochi progressi. Vedete, nel 2009 il tasso di partecipazione degli adulti era del 9,5%, nel 2018 è appena poco più dell'11%. Scusate, mi ero dimenticata di dire, l'Europa chiede di arrivare almeno al 15%, almeno il 15% di adulti dovrebbero partecipare ad attività di apprendimento permanente. Su questo abbiamo fatto poco, l'Europa ha fatto poco, ha fatto ancora meno l'Italia. Vedete, il dato italiano è dell'8,1%. Anche in questo caso è interessante vedere il dato disaggregato per livelli di qualifica. Vedete, sulla destra di questa infografica ci sono le percentuali degli adulti con scarse qualifiche che partecipano alle attività di apprendimento permanente, degli adulti con qualifiche medie e degli adulti con qualifiche alte, quindi dalla laurea in su, e quello che preoccupa è ovviamente il dato, che è la sfida vera in questo settore, è il dato degli adulti con scarse qualifiche, che è un dato molto basso. A livello medio europeo è del 4%, ma addirittura a livello medio italiano è del 2%, poco più. Anzi, questo 2,3 è il dato del 2017, nel 2018 il dato è ancora più basso, è proprio del 2%. Quindi è su questo che secondo me le politiche dovrebbero puntare l'attenzione, cioè su far sì che gli adulti che ne hanno più bisogno, peraltro, con bassi livelli di istruzione, possano avere un maggiore accesso ad attività di apprendimento permanente, perché con il 2% si può dire che sono praticamente al di fuori del sistema di educazione degli adulti. E per finire il benchmark relativo andiamo a vedere il benchmark relativo al tasso di occupazione dei neodiplomati MUE. Che cosa significa neodiplomati? Come vedete sulla destra è di questa infografica, neodiplomati sono i diplomati della scuola secondaria superiore di tipo professionale o generale e i diplomati dell'istruzione terziaria, nel nostro caso i laureati. L'Europa chiedeva agli Stati membri di raggiungere un tasso di occupazione dei neodiplomati di almeno l'82%. L'Europa ci è quasi arrivata. Dato medio europeo, infatti, come vedete, al 2018 è dell'81,6%, quindi abbastanza vicino, cioè quasi arrivata, dicevo, abbastanza vicino al target stabilito. Considerando poi che nel 2009 era del 78%, sono stati fatti sicuramente dei passi in avanti. Il tasso di occupazione di coloro che hanno un diploma di istruzione terziaria, una laurea in Europa, come vedete, è ben oltre il target dell'85,5%.
L'Italia cosa fa rispetto a questo benchmark? L'Italia, ahimè, anche su questo benchmark non ha dei dati confortanti. Il dato medio è del 56,5%, come vedete, ripeto, tasso di occupazione dei neodiplomati. Anche per l'Italia vediamo il tasso scisso per quelli che hanno un diploma di istruzione secondaria professionale oppure di tipo generale oppure una laurea. E diciamo quello che preoccupa di più per l'Italia, l'aspetto secondo me, ma non solo secondo me, particolarmente preoccupante per il nostro paese, è che le persone che hanno una qualifica più alta hanno più difficoltà a trovare lavoro, perché insomma questa percentuale del 62,8% di laureati italiani riescono a trovare un lavoro è veramente molto bassa se si pensa che a livello medio europeo la percentuale è dell'85,5%. E questo insomma è un dato che ovviamente è all'origine delle migrazioni di un numero sempre più crescente di laureati all'estero, cioè i laureati italiani appunto si spostano, sono costretti a spostarsi all'estero e addirittura secondo dati Istat nel 2017 si sono trasferiti all'estero 28.000 laureati, con un aumento quasi del 4% rispetto all'anno prima, 2016, e addirittura con un aumento del 42% rispetto al 2013. Quindi ecco, questo è un dato, anche questo è un altro dato da tenere particolarmente, di farci particolarmente attenzione. Una tabella ricapitolativa di quello che ho detto fino ad ora, che non voglio leggervi per non tediarvi ancora, so che sono stata molto densa di informazioni e forse anche un po' troppo lunga, però qui appunto ci sono ricapitolati i 6 target, parametri di riferimento del rendimento medio europeo con il dato italiano a fianco. E come vedete una piccola metafora meteorologica dove l'Italia fa malino, malissimo, bene, benino, quindi questo è diciamo un riassunto. Ci sono tanti bambini per fortuna che vanno alla scuola dell'infanzia, ma abbiamo pochissimi laureati e soprattutto una difficile transizione verso il mondo del lavoro. Tutte queste infografiche che avete visto, dati e tabelle grafici, sono stati tratti dal rapporto annuale di monitoraggio della Commissione europea sul settore istruzione e formazione in UE. Qui vedete la copertina dell'ultimo volume che è uscito a settembre, il 26 settembre del 2019, in concomitanza con il secondo Education Summit dedicato ai docenti. Infatti in questo volume troverete, oltre a tutti questi dati Euridice, OCSE, Eurostat, troverete anche una sezione dedicata proprio alla professione docente, quindi agli insegnanti e a tutti gli aspetti della professione. Troverete anche i rapporti per paese, questo che vedete qui sotto, quella cosettina più piccola è quello dedicato all'Italia, in inglese e in italiano per l'Italia, chiaramente. Anche per questa fonte vi ho indicato il link che troverete poi nei link utili che vi verranno forniti. A questo punto, se volete sgranchirvi un po' e fare un po' di esercizi di stretching, lo potete fare. Io passo la parola alla mia collega Alessandra Mocchi, che andrà a vedere alcuni paesi, a fare un'analisi un pochino più da vicino di alcuni paesi
giusto per darvi un'idea di come anche altri paesi si stanno muovendo e come sono arrivati a questo obiettivo. Grazie per l'attenzione e appunto potete prendervi, magari alzarvi un attimo e prendere un po' possesso del vostro corpo e poi inizierà a parlare la mia collega Alessandra. Grazie, grazie a tutte e a tutti. Grazie Simona, grazie mille. Perfetto, allora io ho già passato la palla a Alessandra, che intanto se vuole può aprire proprio la propria webcam. Mm-hmm. Perfetto. E non so se vogliamo aspettare qualche secondo e poi vediamo un po' se siete tutti presenti, tutti... Mi senti Alex? Sì, ti sento, perfetto. Aspetta, però non trovo la webcam. Ancora non ti vediamo, sulla destra del tuo nome. In questo momento non indico il mio nome. Scusate. Tanto stanno andando a prendersi un caffè, va benissimo. Benissimo, bene. Sì, infatti è il momento di pausa. Adesso mi vedete? Sì, bene. Perfetto. Allora, io partirei per il secondo round. Vai. Scusa un attimo. Scusa, è meglio che io spenga la mia telecamera? Sì, Simona, meglio. Almeno si vede soltanto Alessandra. Bene. Posso partire? Vai Alessandra, prego. Benissimo, benissimo. Allora, salve, sono Alessandra, come già mi ero presentata all'inizio, ma eravate ancora in pochi. E partiamo a questa seconda parte di questa presentazione ed entriamo nello specifico di alcuni sistemi educativi. Appunto, uno sguardo su alcuni sistemi scolastici. Qui abbiamo la Spagna, la Danimarca, la Repubblica Ceca, la Finlandia e la Germania. Li abbiamo selezionati semplicemente perché ci sono sembrati interessanti da un punto di vista strutturale e soprattutto per i risultati che hanno, sono emersi rispetto agli obiettivi stabiliti appunto dall'Europa per il 2020 e anche diciamo per alcuni aspetti che sono emersi dal rapporto di monitoraggio della Commissione l'Education and Training Monitor 2019. Per cui diciamo adesso vi descriverò, cerco di essere più sintetica possibile perché veramente sui sistemi educativi ci sarebbe tanto da dire, quindi diciamo, ve li spiegherò da un punto di vista prettamente strutturale per poi andare a vedere quali sono i loro risultati. Quindi andiamo, ecco, prima di andare in Spagna un attimo soltanto vi faccio vedere il grafico dell'Italia, ovviamente non vi descriverò il sistema perché lo conoscete probabilmente meglio di me, questo per spiegarvi semplicemente come sono diciamo, configurati i nostri grafici, diciamo ve lo spiego perché lo possiate utilizzare come leggenda. Allora, i grafici dei sistemi sono così raffigurati ed hanno in alto i numeri che indicano l'età degli alunni. I pallini rossi indicano la durata dell'obbligo scolastico, quindi vedete in Italia indica da 6 a 16, e poi ci sono questi segmenti colorati che indicano il livello e la tipologia di istruzione. Quindi abbiamo ad esempio gli azzurri che stanno ad indicare il livello dell'educazione e cura della prima infanzia, il livello più primario, l'arancione contrassegna il livello scuola primaria, il livello primario, il giallo, il secondario di tipo generale e il marrone, il secondario di tipo professionale. Poi vedete che sotto a questi segmenti colorati ci sono delle stringhe di colori. Queste corrispondono diciamo, ai livelli ISCED. ISCED è la classificazione internazionale standard dell'educazione e stanno diciamo, a contraddistinguere il livello educativo a livello internazionale. Quindi, ad esempio, i due azzurri corrispondenti al livello primario sono sottesi da questo segmento bianco e azzurro che corrisponde al livello ISCED 0. L'arancione è sotteso dai quadretti bianchi e rossi che corrispondono al livello ISCED 1, quindi livello primario.
Poi il secondario invece ha una parte, diciamo, di stringa bianca e grigia che corrisponde all'ISCED 2, il livello secondario inferiore, e il bianco e nero corrisponde al livello secondario superiore, l'ISCED 3. Volevo spiegare velocemente, perché poi diciamo sul livello ECEC non mi tratterrò a lungo, altrimenti veramente diventa una presentazione lunghissima. I due colori corrispondenti ai due azzurri si differenziano per questo motivo. L'azzurro chiaro indica quella durata del livello dell'ECEC, del livello preprimario, che afferisce al Ministero dell'Istruzione, quindi che fa parte del sistema di istruzione, mentre invece la parte azzurra scura non afferisce non al sistema dell'istruzione. Passiamo adesso quindi alla Spagna ed entriamo quindi nel primo paese europeo analizzato. La Spagna presenta una durata dell'obbligo come quella dell'Italia, si inizia ad andare a scuola a 6 anni e si finisce a 16, con 6 anni di istruzione primaria, quindi invece dai 12 anni ai 16 anni abbiamo un livello secondario obbligatorio che è diviso in due cicli, un primo ciclo di 3 anni di livello secondario inferiore e un anno, diciamo, preparatorio di livello secondario superiore. Alla fine, a 16 anni, si consegue la prima certificazione, che è con diciamo, il titolo di graduato, che attesta appunto la conclusione del livello secondario obbligatorio. Poi, ecco, quello che è interessante, vedete qui sotto i 15 anni, in corrispondenza del numero 15, c'è un segmento marrone della durata di 2 anni. Quella è una formazione professionale di base. Quindi, questo vuol dire che gli alunni a 15 anni, pur non avendo concluso ancora l'obbligo scolastico, hanno la possibilità, se vogliono, di passare a questa formazione professionale di base, che dura 2 anni, all'interno della quale hanno modo di conseguire eventualmente il certificato di fine studi secondari obbligatori. Altrimenti le altre opzioni sono proseguire dopo 16 anni in un biennio di baccillerato, diciamo l'indirizzo di istruzione secondaria superiore di tipo generale che prepara poi agli studi universitari, all'istruzione superiore in genere, oppure fare un biennio, sempre dopo l'obbligo scolastico, di istruzione e formazione professionale di livello intermedio che rilascia un certificato, diciamo una qualifica di tecnico, ma dalla quale, al termine della quale, oltre a passare diciamo al mercato del lavoro, è possibile, sostenendo dei test nelle materie di indirizzo di un eventuale baccillerato, passare anche al baccillerato e quindi diciamo conseguire anche quel certificato. Poi diciamo c'è un altro tipo di formazione professionale in Spagna che però non è presente, non si vede qui dal grafico, perché viene offerto, erogato dal livello di comunità autonome, che è una formazione professionale duale, una formazione appunto che alterna istruzione a scuola e formazione in azienda, che viene offerta a livello di base, a livello intermedio, a livello avanzato, e sulla quale in questo momento la Spagna diciamo sta puntando molto per riqualificare la sua offerta professionale. È sul modello di quella tedesca, del modello tedesco di sistema duale, che vi illustrerò più tardi. Dopo vedete ci sono altri segmenti marroni più in basso e questi corrispondono diciamo, a un sistema parallelo al sistema educativo, che sono insegnamenti di regime speciale. Si tratta quindi diciamo, di bienni di indirizzo insegnamento artistico di vario genere, a livello elementare, anche a livello più elevato, insegnamenti sportivi che vengono offerti dagli stessi istituti professionali. Poi ci sono le scuole speciali di lingua, che hanno una lunga durata, che offrono ai quali i ragazzi dopo appunto l'obbligo possono iscriversi e conseguire certificazioni in diverse lingue, molte lingue, per tutti i livelli, dalla A1 al C2. Quindi. E poi c'è, ecco, interessante il segmento in fondo, il Conservatorio di Musica e Danza, al quale è possibile accedere, vedete che parte dai 12 anni, è possibile accedere già dalla fine del livello primario, finita la scuola primaria, per chi è interessato e ne ha disposto appunto per fare studi artistici nella musica, nella danza, in particolare appunto per la danza, molti si iscrivono a questo livello primario,
è possibile proseguire gli studi e quindi frequentare il conservatorio, concludere l'istruzione secondaria obbligatoria e poi proseguire eventualmente a seconda del percorso scelto e conseguire un baccellierato artistico e proseguire poi nell'istruzione, eventualmente nell'istruzione terziaria. Vediamo a questo punto, che vi ho dato un'idea di come è strutturata la Spagna, quali sono, ecco, come si è comportata la Spagna e diciamo quali sono i risultati che emergono rispetto agli obiettivi prefissati dall'Europa per il 2020. Allora, in verde ho evidenziato i target nel quale il paese ha riportato un risultato buono. E quindi vedete, la Spagna fa molto bene nel target che riguarda i diplomati dell'istruzione terziaria, laureati, per intendersi, perché supera abbondantemente il target fissato per il 2020 e anche nella partecipazione e cura della prima infanzia siamo abbondantemente oltre il target. Non bene la Spagna va nel tasso di abbandono precoce di istruzione e formazione. ELET, vedete l'acronimo, vi ha già spiegato Simona poco fa, ELET sta per Early Leaving from Education and Training, quindi abbandono precoce, abbandono scolastico precoce, che dovrebbe essere al di sotto del 10%, in Spagna siamo quasi al 18%. Quindi la Spagna è consapevole di avere un tasso elevato e deve quindi impegnarsi per cercare di migliorare. In effetti, diciamo, la Spagna ci ha provato e ha ottenuto dei risultati, perché già nel 2013 ha adottato una riforma, che è una riforma del sistema di istruzione e formazione mirata proprio a migliorare la qualità del sistema, e una riforma che è andata a pieno regime nel 2016-2017 e diciamo che i frutti si sono visti, perché la Spagna partiva nel 2010 con un tasso di abbandono che era del 28%, 28,8% se non erro, quindi diciamo quasi si avvicinava al 30%, quindi era molto molto alto ed è, quindi ha fatto dei grandi passi avanti. Benino va anche la Spagna, direi, nelle competenze di base, perché come vedete non raggiunge, diciamo, nella lettura al 16,2%, in matematica al 22%, non raggiunge il target, però è in linea con la media europea, addirittura per lettura e scienze direi che va meglio rispetto alla media europea. Adesso vediamo invece alcuni punti interessanti che il rapporto di monitoraggio della Commissione, l'Education and Training Monitor, ha diciamo, evidenziato, no? Diciamo punti a sfavore, cioè diciamo, risultati buoni, risultati meno buoni, ma che diciamo contraddistinguono almeno, questi sono i risultati ovviamente del 2018, perché l'Education and Training Monitor 2019 diciamo è aggiornato ai dati del 2018, però diciamo l'ultimo rapporto della Commissione evidenzia questo e ci dice che la Spagna ha migliorato molto i tassi di abbandono scolastico, tuttavia persistono ancora delle grandi differenze fra le varie comunità autonome. Poi c'è un forte problema di ripetenza, in particolare nel secondario inferiore, siamo tra il 10 e il 12% di tasso di ripetenza. Un tasso che è più grave nel primo anno, perché addirittura al primo anno abbiamo il 12%, poi diciamo il tasso va piano piano a diminuire aumentando negli anni. E questo è un problema importante, perché ovviamente si lega anche al tasso di abbandono, quindi su questo la Spagna deve impegnarsi per cercare di capire come mai succede questo. E poi diciamo l'Education Training Monitor evidenzia le riforme messe in atto dalla Spagna nel professionale, nella forma di istruzione e formazione professionale, riforma che ancora è in corso, una riforma del 2015 che è ancora in corso, mirata proprio a contrastare il basso tasso di occupazione di neodiplomati, perché non ve l'ho citato, ma come potete vedere dalle slide precedenti, anche la Spagna diciamo, non eccelle in questo. La Spagna appunto punta molto su questa formazione duale che ha introdotto recentemente. Passiamo adesso invece alla Danimarca, quindi andiamo in un paese nordico. Qui diciamo sarà piuttosto stringata nella descrizione del sistema, perché diciamo, a livello strutturale è molto simile alla Finlandia,
altro paese nordico, tutti e due paesi altamente performanti in tutti i sensi. Interessante, ecco, prima di tutto volevo dirvi come prima cosa, vedete qui compare un colore che finora non avevamo mai incontrato, ed è questo segmento violetto che sta ad indicare una istruzione di base offerta in una struttura unica. Quindi diciamo i bambini vanno a scuola, iniziano l'obbligo scolastico a 6 anni, lo concludono a 16 o a 17 perché c'è un anno in più facoltativo. Comunque finisce a 16 anni l'obbligo e viene assolto tutto all'interno di una stessa struttura nella Folkhögschule. Ovviamente suddiviso in due cicli, uno primario che dura fino a 16 anni e poi un secondario inferiore. Poi abbiamo 3 anni di istruzione secondaria superiore di tipo generale che offre, diciamo, diplomi diciamo, alla fine di questi 3 anni, appunto di tipo generale. Uno di questi, di biennale, l'HF, è disponibile anche per gli adulti, BUC vuol dire l'acronimo che indica l'educazione degli adulti in Danimarca, e poi una formazione professionale che può essere molto breve perché può durare da un anno e mezzo, ma anche molto lunga perché può durare fino a 5 anni e mezzo, dalla quale poi non si accede all'istruzione terziaria. Quindi queste due parole per invece mostrarvi quali sono i risultati della Danimarca. Mi sembrava interessante farvelo vedere perché qui abbiamo un tutto verde, nel senso che la Danimarca va bene in tutto. Tasso di diplomati dell'istruzione terziaria siamo a oltre il 49%. Partecipazione all'ESHEC, all'educazione e cura della prima infanzia al 98%. Per non parlare delle competenze di base, dove appunto siamo assolutamente appunto al 15% previsto dall'Europa, con addirittura in matematica abbiamo un dato che supera l'aspettativa dell'Europa perché è 13,6%. Fortissima la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente, 23,5%. Ecco, questo è un dato diciamo caratteristico, tipico della Danimarca. Sempre stato così in Danimarca, c'è una forte tradizione di partecipazione sia all'ECEC, ai percorsi di ECEC, qui, e sia ai percorsi di apprendimento permanente per adulti. Faccio notare che è molto forte, come forse già saprete, la relazione tra la partecipazione all'ECEC e l'abbandono scolastico, no? Quindi più alta la partecipazione all'ECEC, meno probabilità ci sono che i tassi di abbandono scolastico siano alti. E altrettanto si lega, sembra, alla partecipazione all'ECEC anche i risultati delle competenze di base. Quindi la Danimarca ha questo pregio. Non ho evidenziato in verde il tasso di abbandono precoce, ma semplicemente perché non ha raggiunto il target, però diciamo lo sfiora perché sarebbe al di sotto del 10%, la Danimarca raggiunge il 10,2%, quindi praticamente c'entra anche questo obiettivo, anche se devo dire negli ultimi anni, prima il tasso della Danimarca era un po' più basso, la Danimarca ha dimostrato una tendenza all'aumento nel tasso di abbandono e questo è stato rilevato sempre dall'Education Training Monitor che avviene prevalentemente nelle grandi città, quindi nei grandi centri urbani, mentre invece non avviene assolutamente anche più basso nelle zone rurali. Allora, vediamo quali sono appunto i lati, i tratti che emergono da questo, dall'analisi dell'Education and Training Monitor. Il sistema danese è, diciamo, risulta essere un sistema che abbina diciamo, agli elevati risultati dei suoi alunni, dei suoi studenti, una forte attenzione al loro benessere. Quindi gli studenti vanno bene, hanno ottimi risultati e stanno anche molto bene a scuola. Cosa emerge? Emerge che nonostante la Danimarca abbia una forte partecipazione all'ECEC, quindi tanti bambini che frequentano l'ECEC e abbia sia un sistema molto attento all'inclusione, i risultati degli studenti che provengono da contesti migratori purtroppo sono bassi. E questo diciamo c'è una notevole differenza tra gli studenti nativi e gli studenti migranti.
E poi risulta anche dall'Education Spending Monitor che la spesa per l'istruzione è fra le più alte d'Europa, anche se c'è stato un calo di finanziamenti pubblici. Cioè, nonostante la Danimarca continua a destinare molti fondi all'istruzione. Adesso spostiamoci, torniamo un po' più verso il centro dell'Europa e andiamo nella Repubblica Ceca. Un sistema interessante perché dove abbiamo un obbligo scolastico di 10 anni che va dai 5 ai 15 anni, in cui è obbligatorio l'ultimo anno di livello preprimario, l'ultimo anno di materska scuola è obbligatorio. La scuola vera e propria inizia a 6 anni, anche qui si procede fino alla fine dell'obbligo in una struttura unica come abbiamo visto poco fa in Danimarca. Il livello primario va dai 6 agli 11 anni, però diciamo, è possibile in Repubblica Ceca accedere anche a 7 anni o a 8 anni iniziare la scuola, al più tardi a 8 anni, se un tutore, il tutore legale, presenta una certificazione medica che attesta che il bambino ha, ancora non è diciamo, pronto da un punto di vista mentale e fisico per affrontare la scuola, è possibile farne richiesta e i dirigenti scolastici generalmente lo accettano. Ovviamente in tal caso, se un bambino entra in scuola a 7 anni o 8 anni, l'obbligo scolastico si prolungherà e quindi fino ai 16 e 17 in ogni caso deve essere concluso entro il 18 anno, entro il compimento dei 18 anni. Quindi dicevo, si conclude l'obbligo scolastico nella struttura di questa scuola, questa Saclat in scuola. Però è possibile, vedete che a 11 anni sotto parte un percorso, il percorso giallo, il percorso di istruzione secondaria di tipo generale. E anche più in basso, vedete, c'è un altro segmento giallo che corrisponde ai conservatori. Questo significa che alla fine del livello primario, a 11 anni, per bambini che hanno interesse o che diciamo riescono comunque a essere ammessi, possono uscire dal percorso a struttura unica ed entrare nell'istruzione secondaria di tipo generale. Questa si chiama una scuola pluriennale di secondaria generale, di fatto è un gymnasium, e possono accedervi sia a 11 anni che a 13 anni, quindi hanno due possibilità. Dopo continuare nel livello secondario superiore di questo gymnasium, diciamo che ovviamente offre un'istruzione di tipo generale, di tipo classico. Altrimenti possono accedere sempre a 11 anni, finito il primario, al conservatorio e concludere l'obbligo scolastico nei conservatori e poi proseguire a seconda della specialità prescelta per altri 2 anni o per altri 4 anni. E concludere con un vero e proprio diploma corrispondente, diciamo, una qualifica che non è quella di maturità, ma che è corrispondente a questa che permette di proseguire poi nell'istruzione secondaria superiore, come possono fare dal gymnasium. Vediamo adesso la Repubblica Ceca. Non vi ho parlato, scusatemi, della parte diciamo più interessante, forse, che è quella del secondario superiore di tipo professionale. Vedete, è piuttosto articolato, ci sono questi segmenti marroni che partono dai 15 anni, poi ne abbiamo altri due piccolini fra i 18 e i 21. Allora, in Repubblica Ceca, non potevo tralasciarlo perché in Repubblica Ceca l'istruzione e formazione professionale è veramente un punto forte del sistema a cui si iscrivono moltissimi alunni, addirittura il 72% si iscrive a percorsi di istruzione e formazione professionale, ci sono percorsi quadriennali, ai termini per quali diciamo, si conseguono qualifiche di livello alto per lo svolgimento di lavori diciamo, che prevedono mansioni appunto, di livello elevato, oppure accedere ai percorsi di istruzione terziaria. Altrimenti c'è la possibilità di fare un triennio che rilascia qualifiche per svolgere lavori di tipo tecnico manuale, oppure addirittura ci sono le scuole pratiche. Ecco, vedete c'è un segmentino che parte dai 15 anni, ai quali sono queste scuole che durano 2 anni, sono diciamo destinate, sono destinate a quegli alunni che hanno frequentato l'istruzione di base ma che l'hanno conclusa senza grande successo. E poi abbiamo un percorso che va dai 18 ai 20 anni, che sono corsi, biennio
di supplementare per gli alunni, per gli studenti che hanno scelto di concludere l'istruzione e formazione professionale triennale e con un biennio possono conseguire il diploma di studi secondari superiori. Inoltre c'è la possibilità per chi ha finito invece gli studi secondari superiori di accedere a un percorso di corsi abbreviati, vedete dai 19 ai 21 anni, e all'interno di questo percorso conseguire altre qualifiche, una o due qualifiche. Vediamo adesso che cosa fa la Repubblica Ceca rispetto ai target di Europa 2020. In verde salta agli occhi subito l'abbandono precoce molto basso, 6,2%, al di sotto del target fissato, che era inferiore al 10% dall'Europa. Anche prima Simona ha fatto vedere appunto i paesi, diciamo, che hanno il tasso più basso. Molto spesso tra questi paesi compaiono paesi del, diciamo, dell'est europeo, quindi in Repubblica Ceca c'è una. Tutti i ragazzi vanno a scuola, non solo, finito diciamo l'obbligo scolastico, quasi tutti si iscrivono praticamente ai percorsi di istruzione secondaria superiore e quasi tutti la completano, portano a termine. Molto alto è anche il tasso di occupazione dei neodiplomati, perché è quasi il 90%, per cui supera bene le attese dell'Europa. E per quanto riguarda le competenze di base, diciamo, non brilla la Repubblica Ceca, però diciamo, i risultati, almeno per matematica e scienze, sono sulla media europea, un po' peggio si fa nella lettura. E vediamo adesso invece quali sono i punti che emergono dal rapporto di monitoraggio. Allora, la Commissione ha rilevato che Repubblica Ceca sta continuando a migliorare l'offerta di istruzione e formazione professionale, la qualità è migliore ed anche la rilevanza dell'offerta di istruzione e formazione professionale, la rilevanza nei confronti del mercato del lavoro. Quindi, come vi dicevo all'inizio, è un aspetto molto forte di questo paese, che crea appunto, offre anche la possibilità di avere un tasso di occupazione dei neodiplomati alto. Il tasso di abbandono scolastico precoce è basso, come abbiamo visto prima, tuttavia in controtendenza rispetto alla media dei paesi europei è un po' in aumento, perché nel 2010, all'inizio dei rilevamenti, era addirittura al 4,9%, adesso è al 6,2%, quindi diciamo c'è stato un leggero aumento. Questo, ecco, diciamo, connesso a questo dato, rileviamo che ci sono delle forti disparità tra le regioni, perché ci sono regioni con un tasso molto basso, delle zone invece della Repubblica Ceca dove il tasso di abbandono supera anche il 15%. Poi c'è una forte presenza di giovani Rom in Repubblica Ceca e molti di questi, il 72%, abbandonano gli studi. E poi diciamo, c'è uno studio che ha messo a fuoco questo fatto, che i giovani riescono a trovare lavoretti poco retribuiti, con contratti magari anche di breve durata, ma hanno facile accesso, diciamo, a lavori poco qualificati, e quindi diciamo, questa attrattiva di trovare lavoretti facilmente talvolta li induce ad abbandonare i percorsi di istruzione e formazione, e quindi la Repubblica Ceca sta cercando di mettere a fuoco quali incentivi introdurre, quali misure adottare per trattenere ancora di più i suoi ragazzi all'interno dei percorsi scolastici di formazione professionale. Ecco, arriviamo ora in Finlandia, il paese, altro paese nordico, che vedete, questo ha il ciclo dell'obbligo che si svolge tutto in una struttura unica, il Viola, no? come la Danimarca, come anche la Repubblica Ceca, paese altamente performante, che sappiamo tutti in genere nelle indagini internazionali la Finlandia svetta regolarmente. Qui l'obbligo scolastico inizia a 6 anni, dura fino a 16 e include l'ultimo anno di preprimario. Quindi la scuola vera e propria inizia a 7 anni, si va diciamo a livello primario a 7 anni, ma in questo caso c'è una flessibilità, nel senso che permesso anche accedere a 6 anni se c'è un certificato, certificazione
si attesta che è possibile. Si conclude l'obbligo scolastico a 16 anni, poi c'è un anno diciamo facoltativo, un anno in più, è lì a disposizione di ragazzi che magari ancora non sono sicuri di quello che vogliono fare, serve un po' diciamo da momento di orientamento, di riflessione per chi vuole. Dopodiché si passa all'istruzione secondaria superiore, e in Finlandia diciamo è caratterizzata fortemente da due elementi. Uno è il fatto di avere una struttura modulare, diciamo, quindi procediamo percorsi, un po' di tipo la nostra istruzione universitaria, no? Cioè, per esempio, nell'istruzione generale si deve, per concludere il percorso di istruzione generale, è necessario aver frequentato almeno 75 corsi che sono corrispondenti a altrettante materie. E nell'istruzione invece secondaria, superiore e professionale è necessario aver acquisito un certo numero di unità di competenze, nello specifico in questo caso sono 180 unità di competenze, e come percorsi sia del generale che del professionale durano 3 anni, di fatto la media è di 60 unità di competenze all'anno, quindi corrisponde un po' ai nostri crediti universitari. La caratteristica è quella che in Finlandia percorsi sia di tipo generale che di tipo professionale sono disponibili e sono pensati sia per i giovani fino a 24 anni che per gli adulti dai 25 in poi. Inoltre i percorsi professionali si possono svolgere a scuola, ovviamente sempre con dei momenti di formazione in azienda, diciamo un'impresa, oppure si possono anche concludere, le qualifiche si possono anche conseguire esclusivamente attraverso apprendistati, e infine, cosa molto interessante, attraverso test, delle prove, quindi che verifichino l'acquisizione delle competenze professionali richieste per quella qualifica, quindi diciamo c'è molta molta flessibilità. Andiamo a vedere, ecco, nei target dell'Unione Europea per il 2020, la Finlandia, un po' sul modello anche della Danimarca, il paese nordico che diciamo va bene in tutto, ecco, diciamo, non raggiunge quasi anche il tasso di occupazione dei neodiplomati, perché siamo all'81,7%, sarebbe l'82, quindi ci siamo anche in questo. Tasso di abbandono è basso, diplomati di istruzione siamo oltre, diciamo, oltre 5, quasi 6 punti percentuali in più del target previsto. Nelle competenze di base è incredibile, perché la Finlandia supera le aspettative di molto, nel senso che il tasso nella lettura e le competenze di base sono addirittura dovrebbe essere il 15%, meno del 15% dei quindicenni con scarse competenze di base, noi abbiamo un tasso dell'11,1%, matematica 13,6%, scienze ugualmente siamo intorno all'11%, insomma veramente ottimi risultati per la Finlandia. E l'Education and Training Monitor ci dice che la Finlandia è un paese che, nonostante diciamo vada bene in tutto, sta continuando ad adottare e introdurre riforme che sono cruciali e lungimiranti per il sistema educativo, e questo nonostante sia un paese che in questo momento attraversa un clima di aggiustamento fiscale. Un punto a favore, diciamo piccolo punto, piccolo neo, che non è neanche tanto piccolo, è che nonostante diciamo l'equità sia un principio che è proprio alla base di tutto il sistema di istruzione e formazione in Finlandia, è stato rilevato un peggioramento sensibile nel rendimento degli alunni migranti. Quindi diciamo questa è una cosa sulla quale la Finlandia per continuare a star bene dovrà porre attenzione e cercare di capire e risolvere. Passiamo adesso all'ultimo paese, l'ultimo piccolo sforzo prima di lasciarvi, non potevo non parlare della Germania, perché è un paese che ha molte peculiarità, cercherò di sintetizzare il più possibile. Vedete, ha un obbligo più lungo, molto più lungo di altri paesi presentati finora, è uno dei paesi con l'obbligo più lungo, dai 6 ai 19 anni. In realtà però, devo dire,
che il vero e proprio obbligo scolastico termina a 15 o a 16 anni, e questo dipende dai Länder, perché ovviamente sono i Länder in Germania responsabili dell'istruzione. Dopo i 15 o i 16 anni, si deve proseguire, richiesto agli alunni e studenti che non vogliono più frequentare una scuola a tempo pieno, è richiesto di frequentare dei percorsi di istruzione e formazione professionale che alternano scuola e lavoro, quindi diciamo di fatto un obbligo formativo, una volta completato l'obbligo vero e proprio. A scuola si inizia a 6 anni, a 10 anni finisce il primario, dopodiché vedete questo blocco giallo. Forte caratteristica del sistema tedesco è quella di avere un livello secondario inferiore molto articolato, dove diciamo a livello secondario inferiore esistono già dai 10 anni 3 tipi di scuole diverse. Quindi diciamo gli alunni a 10 anni accedono al livello secondario inferiore e per 2 anni frequentano un ciclo di orientamento, l'Orientierungsstufe. Dopodiché possono accedere a una di queste 6 scuole, cioè ci sono il Gymnasium, la Realschule e la Hauptschule. Il Gymnasium è diciamo, una scuola di tipo secondaria, inferiore, di tipo che offre un'istruzione di tipo generale, approfondita e piuttosto ampia, in vista del proseguimento poi nel livello successivo che è il Gymnasiale Oberstufe. Quindi diciamo chi entra in questo percorso generalmente poi prosegue nel cosiddetto liceo Gymnasiale Oberstufe e per finire poi in quel livello l'istruzione, il percorso di istruzione secondaria superiore. Altrimenti abbiamo la Realschule, che invece diciamo offre un'istruzione generale di base, dalla quale poi si accede ai percorsi di istruzione di formazione professionale, a meno che non si concluda la Realschule con un esame molto brillante, riportando risultati molto buoni. In questo caso, con risultati buoni, i ragazzi possono accedere anche al gymnasium, al gymnasiale Oberstufe. E infine abbiamo la Hauptschule, vedete la stringa gialla l'ultima, quella in fondo, dalla quale, che offre un'istruzione generale di base, dalla quale dopo si prosegue esclusivamente nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Quindi diciamo gli alunni entrano al secondario inferiore a 10 anni e a 12 sono già in qualche modo indirizzati verso la loro carriera scolastica, in qualche modo è già segnata. Una cosa interessante è sapere che di fatto è la scuola primaria, la Grundschule, che indica verso a quale scuola l'alunno si deve iscrivere. Lo fa ovviamente in consultazione con i genitori, ci sono attente consultazioni con le famiglie, vengono valutati tanti aspetti, però in gran parte dei casi, cioè nel multilender, la parola finale spetta alla Grundschule. Quindi insomma, questo sistema secondario inferiore è molto particolare, devo dire, non è così negli altri paesi europei. Il livello secondario superiore, diciamo quello di tipo generale, come vi ho accennato prima, è il gymnasiale Oberstufe, quindi i ragazzi finito il gymnasium a 15 o 16 anni proseguono in un triennio, è diviso in un primo anno introduttivo e poi in 2 anni strutturati un po' in maniera simile universitaria, diciamo, perché sono strutturati per semestri, seguono corsi nelle varie materie, corsi a livello di base, a livello avanzato, nelle varie materie, forte attenzione alle materie fondamentali che sono inglese, matematica, la lingua straniera e poi proseguono per percorso universitario, di istruzione comunque superiore. Poi ci sono un'offerta di scuole di istruzione professionale ampissima, un'ampia offerta, Fachoberschule, Berufsfachschule, Berufsoberschule, non sto a descrivervele perché insomma sono tante, offrono tante possibilità e sono per scuole a tempo pieno. Invece, diciamo, una parola in più, la merita, quello che è il fiore all'occhiello del sistema di istruzione e formazione professionale tedesco, è il sistema duale. Sistema duale al quale si accede dopo l'obbligo scolastico, dura 3 anni, rilascia qualifiche per ben 330 occupazioni ufficialmente riconosciute, le qualifiche, e a questi percorsi vi si iscrivono tantissimi studenti, veramente c'è un tasso di iscrizione, direi la maggioranza,
e molto spesso sono frequentati anche da studenti che hanno già conseguito la laurea, perché da questi percorsi è facilissimo poi trovare lavoro. Vi spiego anche perché. Dunque, questo percorso dura 3 anni e prevede fondamentalmente l'alternanza di scuola e formazione in azienda. A scuola si passano 1 o 2 giorni nelle Berufsschulen, si passano 1 o 2 giorni a settimana, gli altri 3 o 4 giorni a settimana si passano nell'azienda, si svolge la formazione. L'azienda si fa carico completamente dei costi di formazione del soggetto, che lo richiede, dell'alunno, e non solo, stipula con lo studente un contratto proprio di diritto privato e gli corrisponde una remunerazione, un'indennità di fatto, che corrisponde a un terzo dello stipendio iniziale di un lavoratore specializzato per quel settore occupazionale. Quindi l'alunno, diciamo, chi entra in questi percorsi è veramente, diciamo, coccolato dall'azienda, dall'impresa, e molto spesso l'impresa, avendo investito, molto spesso offre a chi ha seguito presso la formazione presso di loro di restare a lavorare da loro. Quindi, diciamo, è un sistema che ha veramente molto successo. E vediamo quindi adesso quali sono i risultati della Germania rispetto ai target fissati per il 2020. Guardate, il tasso di occupazione dei neodiplomati si supera il 92%, quindi tasso molto alto, e questo devo dire, almeno diciamo per quello che abbiamo letto su tante fonti, in gran parte dovuto a questo forte sistema duale, in gran parte anche all'altra formazione professionale. Poi c'è una forte partecipazione all'ECEC, però diciamo quello è un tratto che ormai è stato raggiunto, diciamo l'obiettivo è stato di partecipazione all'ECEC, è stato raggiunto dalla maggior parte dei paesi europei, come aveva già detto Simona, quindi diciamo è forse meno rilevante. Poi ha un tasso di abbandono precoce, la Germania raggiunge praticamente il target quasi raggiunto, il 10,3, è comunque un tasso stabile perché lì fermo da diversi anni, quindi regge bene, e anche nelle competenze di base non ha raggiunto il target, però come vedete 15%, qui siamo 16%, 17%, quindi direi che è un buon risultato anche nelle competenze di base. Quali risultati sottolinea l'Education and Training Monitor rispetto appunto all'istruzione, a scuola e alla formazione? In Germania ci dice che le cose vanno piuttosto bene, sono però peggiorate i risultati nelle competenze chiave di lettura e matematica per gli alunni della scuola primaria. Questo, cioè, sarebbe da pensare che è dovuto al forte afflusso che c'è stato ormai in questi ultimi anni di ingresso di migranti, no? Massiccio che ha avuto la Germania. E invece no, non è così, perché di fatto le competenze sono peggiorate molto anche per gli alunni nativi. Quindi su questo la Germania deve interrogarsi e deve cercare di migliorare. Come dicevo prima, il tasso di abbandono precoce, di abbandono scolastico precoce è stabile, è buono perché siamo al 10,3%, è stabile, tuttavia si rileva una forte differenza tra gli studenti nativi, diciamo tra gli studenti tedeschi, siamo all'8%, 8,1%, e gli studenti che provengono da background migratori, che superano il 23%, quindi anche su questo la Germania deve porre un po' di attenzione. Bene, io sono arrivata in fondo a questa carrellata, spero di avervi dato degli strumenti di riflessione, di avervi incuriosito. Passo alla nostra ultima slide. Questo, diciamo, è l'home page, diciamo, è uno screenshot di home page del nostro sito, dell'Università Italiana di Ridice. Qui c'è l'indirizzo del sito, in alto vedete questi sono i nostri indirizzi di posta elettronica, mio e di Simona, potete scriverci, chiederci qualunque chiarimento, informazioni, siamo sempre disponibili. Vi voglio solo dire che il nostro sito contiene, nel nostro sito troverete una sezione pubblicazioni,
all'interno della quale le nostre pubblicazioni sono divise tra quelle nostre vere e proprie, come questo quaderno di Beatrice, che abbiamo presentato, i cui contenuti li abbiamo presentato oggi, e una sezione Euridice Europa dedicata alle pubblicazioni con gli studi comparativi ai quali noi partecipiamo, ma che sono, diciamo, a cura della unità centrale di Euridice. E poi in alto, nella parte in evidenza, potete trovare, troverete sempre un articolo che presenta l'ultimo studio, come in questo caso appunto un breve articolo, sintetizza un po', diciamo, i contenuti della nostra ultima pubblicazione, in questo caso il nostro quaderno. Bene, io adesso ripasso un attimo la parola a Simona, che voleva, credo, di dirvi due cose prima di lasciarvi. Allora, intanto ringrazio tantissimo per queste interessantissime esposizioni, veramente molto intense ovviamente, ma anche l'argomento, col senno di poi potevano starci tranquillamente due webinar, da quanto è intenso, però insomma ho visto tanti apprezzamenti, quindi grazie veramente. E, non so se vogliamo provare a passare, allora io vi ho inserito anche il link che mi avevate mandato, quindi tutti i link li avrete nella presentazione che vi faremo avere, che caricheremo sul sito. Non so se vi leggo io, visto che non sono tantissime le domande. Simona, vuoi sì. Intervenire tu o ve le leggo? Sì, sì, leggile pure e vediamo. Yeah. Ok, allora... Quali sono fattori determinanti per l'abbandono scolastico in Italia rispetto a quelli degli altri paesi europei? Allora, è chiaramente la risposta non competerebbe a me, ma a un decisore politico. Però, insomma, direi che i paesi che hanno ridotto negli ultimi 10 anni maggiormente il tasso di abbandono scolastico precoce dei percorsi di istruzione e formazione sono quei paesi che hanno messo in atto delle politiche di riforma del sistema, di riforma dei sistemi professionali. Mi spiego meglio, cioè diciamo che sicuramente flessibilità e permeabilità dei percorsi educativi fanno sì che il tasso di abbandono si riduca, quindi questo è sicuramente un elemento che non solo flessibilità e permeabilità dei percorsi educativi, ma anche maggiore attenzione all'orientamento scolastico. Questo mi verrebbe da dire, perdonatemi se mi permetto di fare questo, non sarebbe il mio ruolo, che forse in Italia si dovrebbe lavorare di più sull'orientamento degli studenti e sulla maggiore flessibilità e permeabilità dei percorsi educativi, soprattutto quelli di tipo tecnico-professionale. Quindi ecco, mi sento di dire questo in questo momento, poi ci sono tante altre misure che sono state adottate dai paesi europei per ridurre l'abbandono precoce, anche per esempio maggiore offerta di istruzione della seconda chance, opportunità, come la vogliamo chiamare, anche una migliore formazione dei docenti, per esempio. E quindi, però, ecco, i due che a mio avviso sono quelli su cui il nostro sistema scolastico è più carente, sul quale si dovrebbe lavorare di più per migliorare sotto questo aspetto, sono sicuramente l'orientamento scolastico e la maggiore flessibilità e permeabilità dei percorsi di istruzione e formazione. Questo. Chiarissima. Allora, la prossima domanda, più che una domanda, è una proposta per un webinar. Quali sono le politiche di inclusione scolastica negli Stati europei avanzati dal punto di vista delle politiche dell'istruzione? Allora, vabbè, su questo
Allora, innanzitutto mi viene da dire che inclusione scolastica è una parola enorme con un significato amplissimo e quindi dipende che cosa si intende per inclusione. E, diciamo, è una tematica molto trasversale anche rispetto a tutti gli obiettivi e target che abbiamo visto in questo webinar. L'inclusione ci sta trasversalmente praticamente a quasi tutti, forse non a quello dell'occupazione, del tasso di occupazione, ma a tutto il resto. Quindi diciamo che sull'inclusione mi verrebbe da dire di rimandarvi alla lettura del quaderno in cui sicuramente troverete più dettagli. E anche di rimandarvi al prossimo studio di Euridice, della rete Euridice, che stiamo finalizzando, che stiamo ultimando come rete. Noi per l'Italia abbiamo già verificato i dati e uscirà a giugno, entro il mese di giugno, quindi a breve. È uno studio dedicato proprio all'equità dei sistemi educativi. Quindi contiene diversi indicatori non solo di strutturali, ma proprio qualitativi e quantitativi, riferiti all'equità appunto dei sistemi scolastici europei e quindi a quanto i sistemi scolastici europei sono capaci di includere di essere appunto equi ed efficaci. Quindi è un tema veramente molto ampio che in questo momento è difficile trattare con poche parole e a fine di una maratona come questa. E quindi vi ricordo che a breve uscirà questo studio dove il tema verrà affrontato da diverse sfaccettature, ecco, sicuramente più a fondo e in maniera più analitica e completa di quanto possa fare io in pochi minuti. Ok, poi c'era una domanda sulla Danimarca, dove si era parlato dell'attenzione al benessere all'alunno, dell'alunno e all'inclusione. In cosa consiste questa attenzione al benessere? Allora, sì, la Danimarca è tradizionalmente attenta al benessere, ci tengono molto i danesi a sottolineare che appunto le scuole sono strutturate, concepite come ambienti in cui, anche da un punto di vista dell'architettura scolastica, come ambienti in cui gli alunni devono stare bene e quindi devono avere degli ambienti confortevoli, dove si insegna ad essere empatici, probabilmente perché, scusatevi la battuta, in Danimarca hanno bisogno che qualcuno glielo insegni, forse a noi ci viene più naturale, diciamo così. E comunque sì, è un aspetto molto caratterizzante del sistema, loro lo ripetono spesso nei loro documenti, nella loro descrizione, quella di fare attenzione a promuovere l'empatia e a far sì che gli studenti abitino anche dei luoghi confortevoli e adatti a, quindi anche a una vita insieme che non sia solo dedicata alla didattica, ma proprio allo stare insieme come comunità scolastica. Quindi nella fattispecie non entro nel dettaglio, non saprei dirvi, però è sicuramente un elemento caratterizzante che ricorre molto nei loro documenti ufficiali. Ok, allora abbiamo ancora un paio di domande. Quali obiettivi ritiene ora prioritari il sistema scolastico italiano? Inserimento occupazionale, miglioramento delle competenze di base, abbandono scolastico, cura dell'infanzia? Quali elementi, non ho capito, ritiene fondamentali? Sì, quali ritiene ora prioritari nel sistema italiano? Cioè, questo
Questi sono tutti, diciamo, sono tutti aspetti legati ai target europei, quindi in realtà dovrebbero essere tutti prioritari perché sono relativi ai 6 parametri di riferimento che l'Europa si è data per misurare i progressi degli Stati membri dal 2010 fino ad oggi, quindi in teoria per i nostri decisori politici tutti questi aspetti, l'abbandono scolastico precoce, la riduzione, dell'abbandono scolastico precoce, la partecipazione dei bambini, non solo di 4 anni, ma anche dei bambini più piccoli alla scuola dell'infanzia, l'aumento del tasso di occupazione dei neodiplomati, l'aumento dei laureati, questi sono tutti aspetti assolutamente da considerarsi come prioritari. A mio avviso chiaramente dovrebbero essere in particolare quegli aspetti in cui l'Italia è ancora decisamente indietro rispetto alla media europea, e abbiamo visto i 2 aspetti più critici per l'Italia sono sì il tasso di abbandono scolastico, che rimane ancora piuttosto alto del 14% rispetto a una media europea del 10% circa, ma i 2 più critici, quelli più sconfortanti, sono senz'altro il numero dei laureati, che è bassissimo rispetto alla media europea, del meno del 30%, la media europea è più del 40%, e quello del tasso di occupazione dei neodiplomati, tra cui in particolare proprio quello dei laureati, che è molto molto più basso, 65 più o meno per cento rispetto a quasi un 86% dell'Europa, quindi dovrebbe lavorare su quelli più critici, che sono, i dati dicono essere questi, ecco. Poi sul tasso di occupazione, ahimè, dopo questa pandemia, che ancora ahimè non è superata, le previsioni saranno ancora più pessimistiche, ecco. Però insomma su questi deve porre l'attenzione, a mio avviso. Ok, ultima domanda, poi chiudiamo. Molto ampia, diciamo, premessa e domanda. Un sistema scolastico promana dalla società, quindi ogni società nazionale esprime una parte di sé attraverso la scuola. Pertanto, in quale misura il sistema scolastico italiano esprime carenze puramente scolastiche e quanto invece riflette carenze strutturali e culturali esterne al sistema scuola? E con questo è una tesi di laurea. È difficile dare su questo mi permetto di soprassedere, ecco, non abbiamo il tempo, questo veramente richiederebbe una trattazione troppo ampia, che esula anche dalle mie competenze, insomma, anche non sono un decisore politico e quindi non saprei davvero come rispondere. Perfetto, io veramente vi ringrazio tanto, siamo riusciti anche a non arrivare ad intaccare le 2 ore. Allora, interrompo la registrazione. Io sì, vabbè, prego. Volevo, non so se posso farlo rapidamente, aggiungere che sul nostro sito trovate anche nella sezione articoli un rapporto curato dalla nostra unità relativo che è recentissimo, aggiornato alla fine di aprile, del 27 aprile scorso. Qui vedo Alessandra ha fatto la slide con i link utili, è l'ultimo dell'elenco, rapporto sulle scuole in Europa durante la pandemia da Covid-19. Abbiamo raccolto le risposte dei colleghi a un quesito posto dall'unità albanese,
dei colleghi della rete Oririsch le risposte a un quesito che chiedeva appunto come vi state comportando nel vostro paese rispetto a questa pandemia che ha obbligato le scuole a chiudere, a quasi tutte le scuole europee, obbligato le scuole a chiudere i battenti e a gestire quindi la didattica a distanza. Ecco, noi abbiamo fatto abbiamo raccolto tutte le risposte, le abbiamo tradotte, le abbiamo confezionate in un breve rapporto che potete trovare a quel link che Alessandra vi ha copiato qui sulla slide all'ultimo dell'elenco. E stiamo preparando, perché anche noi comunità italiana abbiamo posto un quesito rispetto all'apertura, alla riapertura delle scuole, in particolare delle scuole 0-6 anni, quindi del segmento dell'infanzia, come le scuole europee si stanno preparando alla riapertura, alcune hanno già riaperto, come si sono preparate quindi alla riapertura. Abbiamo raccolto questo materiale su diversi paesi, lo stiamo traducendo e speriamo a breve di poter mettere a disposizione anche questa informazione. È tutto. Ok, grazie. Allora ora interrompo davvero la registrazione.